Buonasera, benvenuti al Convito Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Molti di loro già lo conoscono, come ha significato il Colonnello Melillo. Questo è un convito che ha 1320, avremo 1500 quest'anno alunni, di cui 85-90 semiconvittori e semiconvittrici, 980 semiconvittori, semiconvittrici, perché vanno via alle 6 di sera, io le dico sono esterno. Un'istituzione educativa scolastica che ha 12 classi della scuola elementare, 11 classi della scuola media, 35 classi dei licei, dei 5 licei, liceo classico, ordinamentale, liceo scientifico, ordinamentale, liceo classico europeo, quello delle perle, 17 di tutta Italia, con quest'anno liceo coreutico di danza, l'abbiamo già in convenzione, ma uno dei 5 coreutici in Italia, e con quest'anno futuro 5 coreutici, con quest'anno invece in corso, inaugurato l'altro giorno dal ministro, dall'ambasciatore, il primo liceo scientifico internazionale a nazioni cinesi in Italia, il secondo in Europa. È un'istituzione educativa che vive la tradizione, attraverso la tradizione proiettata nei processi di internazionalizzazione. Dico con onore la terza carica dello Stato, il Presidente Fini, ci ha onorato della sua presenza questa autunno, quando con cerimonia solenne abbiamo ripristinato il pennone portabandiera e poi il regalo della bandiera. L'abbiamo fatto come valore davanti a tutti i ragazzi e a tutti i genitori. È un'istituzione educativa che ha tradizione, ma che proiettandosi a governare i processi del futuro e attenta ai processi di innovazione, vuole basare la sua azione sui valori. Abbiamo anche accettato la sfida, la scommessa, non facile, di mettere al nostro primo, uno dei nostri primi punti, il merito come strumento di equità sociale. Non è facile raggiungere, valutare, usare lo strumento del merito, esclusi presenti nella nostra società, né a scuola, né in famiglia, né sul lavoro, purtroppo. Ancora in Italia usa lo strumento del merito come strumento di valore. Però il merito, il luogo in cui le eccellenze possono trovare riscontro, sono vari e vuoti se non si soffermano sui valori. Il valore della legalità è uno dei valori fondanti sia del nostro essere cittadini che uomini. E quando il colonnello mi ha parlato di questa rassegna fotografica, ma anche delle borse di studio che sono state messe a disposizione da parte della fondazione, da parte mia c'è stata un'adesione con grande entusiasmo, ma ho avuto anche l'onore e il piacere che questa adesione è stata subito accolta dal collegio docenti, dal collegio educatori, dal tuo personale che opera qui e poi dalla professoressa Sonia Gabriele che si è presa a carico di coordinare questo progetto, perché le idee e i progetti, se non trovano il cambio degli uomini, restano belle cose ma non sui motivi. Beh, credetemi, una soddisfazione che ho avuto l'altro giorno, quando Don Nero la Giusto, insieme con un auditorio di 250 ragazzi nostri, ha affrontato il tema della mostra fotografica e vi è stata una partecipazione, un'attenzione, una condivisione di ragazzi che hanno confermato come la parte buona della società sono i ragazzi. E siamo noi adulti, con i nostri esempi, con i nostri richiamo ai valori, che indichiamo loro il punto di riferimento.
questa mostra, la ricerca del premio rispetto alle analisi che fanno. L'altro giorno i ragazzi sono in Sicilia, hanno telefonato che andavano a fare delle foto per poter portare elementi rispetto alla tematica di cui alla rassegna fotografica, che poi dovranno fare nell'ambito del loro percorso per potersi guadagnare poi l'eventuale premio. Il premio l'hanno già avuto perché hanno avuto la possibilità di onorare coloro che con l'esempio hanno indicato il bene rispetto al problema della legalità della mafia intesa come male, e quindi nella mostra con Merola si sono soffermati al sacrificio di molti e in particolare di quelle persone che sono indicate. Dall'altra parte hanno potuto analizzare sempre quel percorso e nei percorsi seguenti, giorno noi abbiamo avuto seminari internazionali qui in questi luoghi, e quindi questa mostra è stata già visitata da tutti, ma anche da tutte le componenti, un progetto europeo. Adesso abbiamo avuto anche il seminario delle lingue minoritarie, sono venuti qui, hanno avuto tutti la possibilità in tutta Italia di vedere questa mostra, e i ragazzi si sono sentiti come protagonisti. Eccolo, è arrivato Romero, grazie. Dicevo, hanno avuto modo di approfondire la tematica. E allora quello che era, che sembrava essere una iniziativa insieme ad altre iniziative di valore, sta assumendo un percorso di trasversalità allorché si parla degli elementi della legalità e del valore. E allora il benvenuto che viene dato a loro in questa presentazione è quanto può dirvi il rettore che coordina gli operatori e i ragazzi. La risposta c'è stata ed è stata una risposta di grande, grande partecipazione degli studenti. E posso garantirvi che quindi la proposta fatta, l'adesione dei docenti e dello scrivente trovano riscontro in dei ragazzi che si approcciano a questo treno, a questa mostra, non solo come curiosità, ma direi con quella che è innata in loro, la fame di giustizia. E su quella fame di legalità e giustizia io penso che questo percorso possa darci una grande, grande mano. Ringraziamo di cuore loro per la loro.